Benvenuti al telegiornale di Lumsa News. Ecco i titoli. Monti, la crescita solo nel 2013. Crollano i consumi, con l'IMU cala anche il prezzo delle case. Maroni, un vergognoso dossier su di me. L'equo compenso per i giornalisti. Dal cassonetto al mercatino, i nuovi mestieri. Al rione Prati, il parcheggio nell'area pedonale. La Svizzera chiude le porte a 4.000 immigrati europei. In studio Lorenzo Caroselli e Alessandra D'Acunto. I conti pubblici italiani sono al sicuro e già il prossimo anno potremo raggiungere il pareggio, ma la ripresa economica resta difficile. Lo ha detto il presidente Monti presentando il documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri. È solo l'inizio di un'operazione che durerà anni, dice Monti, che si rivolge alle forze politiche perché facciano la loro parte. Per i consumi il 2012 sarà il peggior anno dalla fine del secondo conflitto mondiale. Lo rivela un'indagine Censis Confcommercio insieme ad altri dati allarmanti. Sono 26.000 le imprese che hanno chiuso nel primo trimestre del 2012, il PIL ha perso quasi 5 punti percentuali dal 2008 e il mercato immobiliare continua ad andare giù, a crollare. A dargli il colpo finale sarà proprio l'IMU, l'imposta municipale unica che sostituirà le vecchie IRPEF e ICI e farà diminuire del 20% il prezzo degli immobili, costringendo le famiglie a vendere le seconde case. L'edilizia risulta il primo settore a risentire della crisi. Ancora scandali in Casa Lega. L'ex tesoriere Belsito avrebbe incaricato un detective per compilare un dossier su Maroni. L'ex ministro si dice sconvolto e dichiara di lasciare il partito se non verranno cacciati i colpevoli. Sembra che per monitorare il segretario in pectore della Lega siano stati utilizzati i soldi del Carroccio. E la Svizzera chiude le porte a 4.000 lavoratori provenienti da 8 paesi dell'Unione Europea. Sono l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Polonia, Slovenia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria. Il governo elvetico giustifica la decisione con una clausola di salvaguardia che il presidente della Commissione Barroso contesta. L'Europa è Europa, dice, siamo in 27 paesi e non si possono fare discriminazioni. C'è una legge in Parlamento, già votata alla Camera e adesso all'esame del Senato, che dovrebbe tutelare il lavoro dei giornalisti precari, garantendo una paga minima per ogni servizio. Ce ne parlano Lorenzo Caroselli e Giulia Di Stefano. C'era una volta il giornalismo che pagava, i giornalisti contenti. Poi la voce della Romagna cominciò a dare 2,50 euro al pezzo, il Sole 24 ore 50 centesimi a riga e l'ANSA 5 euro per ogni lancio. Silvano Moffa, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, firma una legge che frenerà gli sfruttamenti. A portare la legge alle Camere ci ha pensato l'onorevole Enzo Carra. Siamo andati a trovarlo. Nel suo studio nel cuore di Roma ci parla di come è nata la proposta, del suo lavoro per portarla avanti e soprattutto di come cambieranno le cose. Un equo compenso, cioè si deve dire che meno di 8 euro, 10 euro, non lo so, un articolo, un pezzo, un contributo filmato, eccetera, non può essere ammesso. In mezzo ai libri e la musica classica, sua grande passione, le foto di famiglia. La giornata è lunga e non si può non fare un salto a Fiuggi, dove nel prestigioso Hotel San Giorgio c'è anche quest'anno il corso di preparazione all'esame di Stato per gli aspiranti giornalisti. Le lezioni serrate continuano perché il chiodo fisso di tutti per ora è l'esame di Stato. Ma Enzo Jacopino, presidente dell'Ordine dei giornalisti, guarda oltre. E poi ci dà uno strumento prezioso per far capire agli editori che hanno fino ad ora rubato la vita di migliaia di giovani giornalisti che il tempo del comportamento disinvolto è finito, perché rischiano di perdere tutti i finanziamenti di ogni natura che provengono loro dallo Stato. Nuove e vecchie povertà, nuovi e vecchi commerci. Ai margini di un grande mercato rionale di Roma, con le sue moderne strutture architettoniche, si trova un altro mercato. Ce lo raccontano Fabio Grazzini e Giulia Prosperetti. Scarpe spaiate, una vecchia maschera da sub, un paio di guanti logori. Sembra di stare nella Mosca degli anni Ottanta e invece siamo a Roma, a Via Andrea Doria, nel cuore del 17° municipio. Qui, all'ombra del mercato trionfale, il mercatino abusivo c'è sempre stato, ma negli ultimi tempi sono comparsi volti nuovi, oltre agli ormai noti ambulanti. Li chiamano i rovistatori, sono zingari, barboni, gente disperata che trova nei rifiuti una fonte di guadagno. I cassonetti della zona vengono svuotati ogni mattina e la merce viene venduta sul marciapiede. 1 euro al pezzo, ma oltre ai rifiuti si possono trovare anche computer, cellulari, orologi e collane. Ho trovato qui le cose che mi erano state rubate in casa, ci dice una signora a telecamera spenta.
Ma i clienti chi sono? Un po' tutta gente del quartiere, perché c'è gente che magari pensa che li sfrutta in questo modo, le paga le cose a poco prezzo, c'è gente che viene qui che va a fare i mercatini e quindi se trova delle cose buone non gliene frega niente che sono i zingari. Capito? Che sono i zingari che vendono. Però secondo me questi zingari rubano per gli appartamenti, vanno per i cassonetti quando non hanno la roba che gli viene procurata per vendere. E a me non piace. E la polizia qui non sembra essere un problema? No. Prova a fare qualcosa. Però gli interventi dovrebbero essere molto più assidui. Invece dicono che non c'hanno, secondo me c'è il problema del personale, l'abusivismo sta in Roma Capitale un po' dappertutto e quindi loro non c'hanno il personale per poterli fare intervenire assiduamente. Ormai loro si sono imparati ad essere furbi perché vengono avvertiti quando ci stanno. Io i vigili li chiamo farisei. Mi diverte dire questa parola, però io li conosco, i vigili di questa zona. A me sì, mi dicono di chiudere. Mirella D'Angelo ha il suo posto sul marciapiede da 40 anni e nel quartiere la conoscono tutti. Prima eravamo in pochi, ci dice. Ora, della vecchia guardia, è rimasto solo Antonio con il suo carrello pieno di libri e lavorare è diventato difficile. Sono vedova da quasi 17 anni, c'ho un figlio invalido che sta per metà mezzo inchiodato. Io sono invalida a causa di questa caduta e ho detto sono aumentate anche per altre patologie, non posso affrontare un intervento per rimettermi in piedi e camminare quasi normali, quindi che faccio? Cerco di fare la rigattiera abusiva, perché abusiva solo posso essere, nessuno ti dà un permesso perché non ci sono possibilità, e a colpa di queste cose tante volte devo fare delle lotte per chiedere i miei diritti. Ci provo, a volte ci riesco, a volte no. E fra le sue tante lotte c'è stata quella per far mettere una panchina alla fermata dell'autobus di via Andrea Doria. Il suo nome, scritto con il pennarello nero, sancisce questa vittoria. Una signora anziana arriva con un sacchetto pieno di libri. Scambia Un uomo di Oriana Fallaci e Dottor Jekyll e Mr. Hyde per due romanzi Harmony. Ma Mirella, che ama la lettura e vorrebbe iscriversi all'università per la terza età, non li mette sul banco in vendita. Compro i libri, se mi capita qualche libro che mi piace me lo compro anch'io per leggerlo io. E quelli che mi portano me li leggo prima e poi se casomai li metto sul banchetto di vendita. Abusiva! Lo tengo a precisare, faccio la commerciante abusiva! La 69esima edizione degli internazionali di tennis di Roma si svolgerà dal 12 al 20 maggio nella cornice del Foro Italico. Ad un mese dall'inizio già sono tutti esauriti i biglietti per vedere da vicino i primi 25 tennisti del ranking sia maschile che femminile. L'evento è stato presentato ieri dal presidente del CONI Petrucci, da Angelo Binagli della Federtennis e dal sindaco di Roma Alemanno. Tra le novità di quest'anno la Super Tennis Arena, un nuovo stadio da 4.000 posti che affiancherà gli altri due campi principali, il centrale inaugurato lo scorso anno e Nicola Pietrangeli. Inquinamento e parcheggio selvaggio, come stanno le cose in uno dei municipi di Roma più affollati dal turismo, il 17esimo, e in particolare nei borghi vicino al Vaticano. I servizi di Marco Stiletti e Federica Magagnone. Roma, stazione Prenestre, 3 aprile, un giorno qualunque. Sono stati rilevati 84 microgrammi per metro cubo di polveri sottili, 79 a Tiburtina, 80 a Corso Francia, ben oltre il limite giornaliero, 50 microgrammi per metro cubo consentito dalla legge regionale. Secondo l'ECABIEN delle centraline ARPA, Agenzia per la Protezione Ambientale, i dati descrivono un costante incremento nella capitale dei livelli di smog e di inquinamento atmosferico. Come in tutta Roma, anche la situazione del 17esimo municipio è grave, anche perché c'è un intenso traffico di bus turistici che porta a San Pietro e a Musei Vaticani. Presto anche nel municipio 17esimo, soprattutto in zona Borgo Sant'Angelo, sarà istituita una ZTL, come in altre zone del centro storico e a Trastevere. L'utilità della ZTL significherà dare veramente spazio, aria agli abitanti di Borgo, che oggi soffrono di due situazioni incresciose. Una è quella dovuta dai bus turistici che passano in ogni dove tutto intorno all'area di Borgo. La seconda è quella
perché Borgo verrà liberato dalle automobili che parcheggiano in ogni momento, in ogni dove, si conquisterà un'isola che è un'isola pedonale. La ZTL permetterà di ridurre il traffico privato in zone oggi fortemente congestionate e saranno ampliate e meglio regolate le zone pedonali. Quindi il varco attivo servirà ad arginare i disagi ed evitare l'ingresso indiscriminato di vetture e camion. La zona a traffico limitato partirà da Borgo Pio fino all'area di Castelsant'Angelo e di Piazza Risorgimento. È ottimo se mettono la ZTL a Borgo Pio, è un aiuto in più. Una zona a traffico limitato già esisteva a Borgo Pio. Ultimamente invece c'era stata di nuovo l'invasione delle macchine e mi meravigliavo anzi che questo fosse avvenuto. Nel 2006 il municipio 17esimo aveva istituito un presidio fisso di agenti della Polizia Municipale, proprio in entrata e in uscita da Borgo Pio, ma la carenza di fondi non ha consentito di raggiungere gli obiettivi sia per quanto riguarda la vigilanza del personale, sia per quanto riguarda le telecamere di controllo e i varchi elettronici. La presentazione del progetto di ZTL è stata fatta in un'assemblea pubblica all'Hotel Visconti, coinvolgendo i cittadini del quartiere. Per la zona traffico limitato è stato acceso il disco verde, ma solo per i borghi. Per il quartiere delle Vittorie è tutto rinviato. Se si cerca l'isola che non c'è, basta andare a Borgo Pio. L'area pedonale, nata come Isola Felice nell'anno del Giubileo, è invasa dalle auto. All'ombra del cupolone, una zona franca per evitare di pagare le strisce blu e trovare posto senza fatica. Un luogo che dovrebbe essere riservato esclusivamente a disabili e residenti si è trasformato in un parcheggio abusivo. C'è chi sosta all'interno delle strisce gialle riservate ai portatori di handicap senza avere il pass. E le multe non arrivano. Tante le auto che espongono il pass arancione senza avere a bordo persone con disabilità, segnalano i residenti. In Campidoglio intanto si discute per difendersi dagli abusi sui pass disabili usati impropriamente. L'assessore alla mobilità Antonello Aurigemma ha annunciato l'arrivo di pass intelligenti con microchip. Ancora per due settimane a Palazzo Esposizione di Roma si possono ammirare i capolavori dell'avanguardia americana del Guggenheim. Il servizio di Marco Stiletti. Il viaggio nell'arte americana attraverso l'avanguardia di 35 anni, 1945-1980, non può non partire dall'espressionismo astratto, movimento potente che provocò le ricerche cromatiche di personalità come Pollock e Rothko. Daniela Lancioni è la curatrice senior del palazzo. Perché l'avanguardia del Guggenheim e perché la scelta di questi 35 anni? Il taglio è quello di in grado di poter dare un panorama abbastanza esaustivo di un periodo molto importante per la storia dell'arte americana. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti si affermarono come centro globale dell'arte moderna. New York rubò la scena a Parigi, invasa dai nazisti, accogliendo grandi maestri in fuga e valorizzando una cerchia di artisti presenti nella Grande Mela. L'esposizione è divisa in 7 sale. Si comincia con l'espressionismo e poi si mostra l'altra faccia dell'astrattismo, quello geometrico di Nolan che predilige la precisione e l'assenza di sfumature. L'epopea della pop art degli anni 60 con Roy Lichtenstein e Andy Warhol, che giocano con le immagini di una società consumistica, dell'estetica patinata, delle riviste e dei manifesti. Presenti sono anche il minimalismo, il post-minimalismo e l'arte concettuale, correnti sviluppatesi a partire dagli anni 60 fino ai 70, con le opere di Rayman e Mangold in gran rilievo. In qualche modo, insomma, diciamo che l'America, oltre ad aver avuto degli artisti straordinari, naturalmente dalla sua ha anche un poderosissimo sistema di musei e di gallerie e un fenomenale mercato. Questo naturalmente nello scenario internazionale ne fa una potenza in confronto della quale è difficile, con la quale è difficile competere. L'Italia dalla sua ha avuto però degli artisti straordinari, con i quali soprattutto a partire, mentre in America c'era Jackson Pollock e poi Rauschenberg, e noi potevamo vantare un Alberto Burri e un Lucio Fontana, che fra l'altro hanno avuto grandissimo successo anche negli Stati Uniti d'America e che faceva del panorama dell'arte italiana una realtà completamente diversa, con una sua caratteristica, una sua originalità proiettata verso un'altra direzione. Diciamo che il rapporto, grazie anche e soprattutto a un team di curatori straordinari e di artisti eccelsi, è riuscito, nonostante lo strapotere del mercato americano, ad essere paritario. La mostra chiude con la pittura fotorealista, con i lavori di Robert Bechter, Tom Buckwell e Richard Estes, maestri di un procedimento in cui traducono fotografie in pitture ad olio a mano, con una precisione estrema. Questo numero del TG di Lumsa News termina qui. Arrivederci da Alessandra D'Aconto e Lorenzo Caroselli.